Ciao ragazzi, prima di iniziare volevo invitarvi a lasciare un mi piace, ad iscrivervi al canale ed a seguirmi sui social, in modo da rimanere aggiornati sui prossimi video e dove vi dirò quando sarò in live. Detto ciò, torniamo al video e buona visione! Ciao a tutti e benvenuti su Davor Virgo. Siamo qui pronti per proseguire la nostra avventura con il Livorno di Bernardone Corradi. Mancano soltanto 8 giornate alla fine del campionato, quindi insomma il tempo stringe, siamo a più 9 sulla Gen Erminio, ma ora abbiamo subito un big match, quello contro il Chievo Verona. Andiamo a vedere quindi la formazione che scenderà in campo. Con Fente, Libutti, Di Gennaro, Coccolo, Porcino, Bussaglia, Gazzi, Ranocchia, Bjarkason, Spagnoli e Rejcevic. Questi sono gli 11 che dovranno portarci alla vittoria, perché contro la mia squadra la pretendo. Antonelli schiera, Cunico, Camigliano, Lubistani, Cavarde, Masciai, Fossati, Egnan, Kait, Tessiore, Rovaglia e Ala Milmeki. Ovviamente stringi i pugni e siamo i favoriti. Andiamo per questo big match. Libutti fa laterale ma sbaglia. Ora però Agazzi in possesso palla. Agazzi per Ranocchia. Porcino, il nostro Porcino che scazza sulla sinistra, passa ancora indietro a Ranocchia. Ranocchia per Agazzi, il quale allarga ancora il gioco. Per Porcino, Ranocchia, Rejcevic, Spagnoli, mamma mia, che parata. Cunico, il Lubistani rinvia. Confente passa per Porcino. Porcino scatta sulla sinistra, sempre lui, il nostro funghetto. Uno contro uno, niente, non vede nessuno Porcino. Va avanti, tipo Forrest Gump. Agazzi per Bjarkason. In mezzo, mamma mia, Cunico. Che veramente paperona, non prende il pallone, forse se lo fa passare sotto l'ascella e Spagnoli la mette dentro. 20° gol stagionale, ragazzi, addirittura 20° gol, bello. Ora sotto l'ascella si è fatta passare Cunico, bravo, bene così. Libutti per Spagnoli, passa di testa fuori dall'area. Ranocchia per Agazzi si accentra. Passa per Bjarkason. Bel passaggio però, Lubistani intercetta. Libutti ora per Bussaglia. Bussaglia, passaggio in mezzo per Spagnoli. Bello! Bel passaggio però, troppo defilato. Spagnoli non avrebbe mai potuto concludere in porta. E finisce così il primo tempo. Ragazzi, stiamo conducendo le operazioni di gioco. But dobbiamo migliorare e magari fare anche il secondo. Confente per Porcino. Porcino per Bjarkason. Oggi non proprio in forma. Porcino ancora che scatta sulla sinistra. Passa per Bjarkason sull'out. In mezzo. Spagnoli non ci arriva. Bussaglia ancora largo per Bjarkason. Porcino. Bella palla di Cunico. Ora però Libutti. Agazzi scambia con Bussaglia, il nostro terzetto di destra. Agazzi, bella palla per Spagnoli e Spagnolino, 21° gol di stagione per Spagnolino, che la butta dentro. Un giocatore fantastico, esploso grazie all'infortunio di Magnaghi, perché magari sennò avrebbe giocato molto di meno Spagnoli. Però con un rasoterra a fil d'erba beffa Cunico. Libutti per Spagnoli. Spagnoli per Agazzi. Pallung per Spagnoli sull'out di destra, in mezzo Bjarkason. E Bjarkason mette a segno il terzo gol per noi, anche il suo terzo gol in stagione, tra l'altro. Anche un bel gol. Spagnoli sta facendo una prestazione super. 2 gol e assist. Mamma mia, che giocatore. Lubistani per Tessiore. Tessiore palla lunga per Demasciai. Demasciai sulla destra. No, cioè, prendiamo il gol da Millimäki, finlandese sicuramente, alla prima occasione.
Ora però andiamo un pochino di cambi. Sostituiamo ovviamente le ali, perché ormai veramente un nostro marchio di fabbrica. Marsuno infortunato, metto Murati al posto di Bjarkason. Poi togliamo Raicevic e mettiamo Damascan come seconda punta classico e via. Facciamo qualcun'altra sostituzione. Libutti mi sta morendo in campo, quindi metto Vagiannidis e al posto di Agazzi metto Pezzella. Li faccio riprendere confidenza col campo perché in ultime giornate è stato infortunato. E si vince nettamente, risultato tondo, 3-0. Ciao Chievo, ah scusate, 3-1, è vero, è rimasto sul 3-0. Ciao Chievo, ciao Gary, ciao, veramente ben fatto. Qualche favore da dietro? Qualche favore da dietro? No, perché la Giana deve ancora giocare. Quindi aspettiamo che giochino, perché potremmo seriamente trovarci anche più 12. Quindi, easy, calm down e andiamo avanti. E Marsura fuori per 3 settimane, 3-5 settimane. Quindi penso che per il nostro Marsurino il campionato sia finito. Poi inoltre mi stava anche venendo in mente una cosa. L'altra volta ci eravamo anche salutati con noi che stavamo diciamo in trattativa col Venezia, avevamo fatto il colloquio. Beh, non mi hanno scelto, è andata male. Non possiamo che dire altro e quindi fino a fine stagione rimarremo qui, poi who knows. Nel frattempo mi sto muovendo per le panchine, quindi diciamo che monitorerò la situazione. Purtroppo la Giana vince ancora, però ora abbiamo ovviamente una partita in meno in calendario. Quindi 7 partite rimanenti con 9 punti di stacco. Tendenzialmente potremmo star tranquilli, però mai abbassare la guardia perché assolutamente voglio evitare i playoff. Che poi tra l'altro adesso abbiamo 2 partite contro Pro Sesto e Caronnese, 18ª e 19ª. Beh, direi che queste qui assolutamente sono da vincere perché così andremo a meno 5 gare dalla fine del campionato. Se rimaniamo così e dovessimo vincere, la Giana dovesse vincere tutte quante, rimarremo più 9, quindi 9 punti di stacco, 15 rimanenti, beh, sarebbe veramente un grandissimo passo verso la Serie B. Ed ecco a voi gli 11 che scenderanno in campo per la partita contro la Pro Sesto, altra gara da vincere. Con Fentributti, Gennaro, Riccio, Porcino, Riccio al posto di Coccolo in quanto squalificato, Bussaglia, Gazzi, Anocchia, Bjarkason in quanto Marsura infortunato, Spagnoli e Raicevic. Andiamo quindi a vedere la formazione della squadra di casa. Gli uomini di Parravicini sono Tamma, Giubilato, Accardi, Caverzasi, Aurelio, Marchesi, Misin, Leone, Verdicchio, Mutton o Matton, non lo so, e Motta. Mutton, Motta. Ovviamente stringi i pugni e dobbiamo vincere senza problemi. Andiamo. Agazzi al calcio d'angolo. In mezzo. Errore del difensore centrale Spagnolino. Secondo gol, terzo gol in 2 partite. Per il nostro Albertone, Alberto Nazionale. Bel passaggio, mamma mia. Chi è questo qui? Giubilato. Mamma mia, che errore. Confente per Porcino. Porcino scatta in avanti. Passi in avanti per Bjarkason. Bjarkason per Raicevic. Raicevic per Bjarkason. 2 contro 1. Spagnolino per Aurelio, rinvia. Ora Bussaglia. Bussaglia prova il tiro, azione personale di Andrea Bussaglia, seconda rete di stagione per il centrocampista di destra, il titolare di questa stagione, veramente bel gol. Poi non so se ha toccato Aurelio o nessuno ha toccato, ma Bussaglia la mette dentro, bene così. Finisce il primo tempo, stiamo dominando assolutamente la partita, braccia distese e sono molto contento, proseguiamo. Facciamo le prime sostituzioni. Allora, sostituiamo i nostri esterni. Mettiamo Kubala, Murati al posto di Bjarkason, Pezzella al posto di Agazzi. Ma per ora possiamo andare così. Pezzella va in avanti col pallone, allarga per Kubala. Kubala è solo sulla destra. Cerca uno contro uno in mezzo per Raicevic. Murati stava per bagnare il gol con... Stai per bagnare l'esordio con il gol. Aurelio dal fallo laterale per Marchesi. No, ragazzi, non prendiamo questi gol da polli, ma ragazzi, dai, su. Porco Giuda.
Ma guarda, adesso dobbiamo soffrire contro la 19ª in classifica. Ultimo cambio. Tolgo Raičević e metto Damascan. Metto Spagnolini come seconda punta e Damascan come centravanti. Andiamo fino a fine partita. Leone per Aurelio in mezzo. Meno male con Fente. Meno male con Fente. Porcino per Spagnoli. Ancora per Porcino. Porcino in dribbling. Si inquina in aria, ma rimpalli su rimpalli. Matton, bravo Porcino. Pezzella, Ranocchia, Pezzella. Allarga bene per Kubala. Kubala per Pezzella. Che bel passaggio per Libutti sulla destra. Ancora per Kubala. Kubala in mezzo. E Murati bagna il suo esordio con il gol. Bel colpo di testa sul secondo palo. Bravo, bravo. Questo Murati però, Oriel Murati. Ovviamente bel cross anche di Kubala, teso di sinistro, boom! Anticipo giubilato, giubilato serata horror per lui. Porcino, rimessa laterale in favore di Pezzella che sbaglia. Ora Matton, Oliver Matton per Motta. Eh no, ragazzi, dai, su. E Ributti che la butta così, vabbè. In calcio d'angolo, Accardi per Statella. Accardi, mancano pochi secondi. Ma ormai tanto il match sarà messo in congelatore. Matton per Motta. Rigore. Chi ha fatto fallo? Più Riccio. E ringrazia per quel gol di Murati, perché prendere un rigore al 94esimo, cioè no. No, sarebbe stato veramente da prendere Riccio e rimandarlo alla Juventus. Statella intanto batte con Fente. Come sempre le piccole squadre fanno soffrire su Football Manager. Però oh, è sempre una squadra che si deve salvare, quindi è anche capibile. Prestazione, meh. A livello di statistiche ci può stare il 3-2. Però mani sui fianchi, non siamo stati abbastanza bravi. Perché è vero, è vero. Queste partite non bisogna vincerle in questo modo. 3-2 con rigore 94esimo, bisogna ammazzarle subito e poi gestire il pallone. Comunque, aspettiamo il risultato della Giana. E niente, purtroppo la Giana vince ancora, quindi siamo sempre a più 9, ma con una giornata in meno, quindi più 9 con 18 punti disponibili. Cioè, io non so, si fa male Spagnoli il giorno prima della partita. Porca vacca, oh! Chi cavolo metto? Poi da mascarmi anche in nazionale. Con mia nonna gioco in attacco io. Cioè, guardate qui, siamo senza Kubala, Bjarkason, Damascan, Pizzalis, Yakubi, Marsura e Magnaghi. Cioè, io non so. Cioè, veramente vado a giocare con. Non lo so, con qualche mio parente. Boh, non capisco. Cioè, ovviamente non ho riserve. Vabbè. Comunque, scenderemo in campo con Fenty, Ributti, Di Gennaro, Coccolo, Porcino, Bussaglia, Agazzi, Anocchia, Murati, Canessa e Raičević. Meglio di questa formazione non posso mettere. Andiamo quindi a vedere la formazione della Caronnese. Gatti schiera, Angelina, Crivellaro, Dal Cortivo, Cosentino, Ghiani, Gargiulo, Sacco, Bramati, Mazia o Mazia, Verde e Occhiere. Siamo decimati, ma assolutamente mi aspetto di continuare la striscia di vittorie. Gargiulo dal calcio d'angolo, in mezzo per Di Gennaro che rinvia. Gargiulo ancora. Gargiulo rimpallo, ma Sacco arriva prima sul pallone. Dal Cortivo per Mazia. Occhiere, Verde, Sacco. Sacco si avvicina al limite dell'area, Verde per Gargiulo. Gargiulo per Mazia, Verde, Gargiulo. Scambio, cioè, ma noi non facciamo pressing, cioè, li facciamo così giocare al limite dell'area, bene così. Bravo Di Gennaro, bravo Di Gennaro. Canessa tiene la palla. Beh, non lo so, però intanto la palla è andata a Bussaglia, l'importante è questo. Scatta sulla destra, in mezzo per Raičević, Ranocchia, e clacla Ranocchia! Splendida azione di contropiede, stavamo soffrendo al limite dell'area nostra. Alla fine, palla lunga, canestra passa per Bussaglia. Bussaglia si accende, diciamo, va sul fondo. Raičević assist per Ranocchia che dal limite dell'area batte il portiere dell'Insubria, della Canonese. Dal Cortivo palla lunga, ma Di Gennaro arriva prima. Bussaglia si accentra e passa per Murati.
Murati, che farà? Posa per Porcino, cross e mezzo, Bussaglia e Bussaglione, terza rete della stagione. Ma è così. 2-0 per il Livorno. Oh, Bussaglia, tre partite dell'episodio, due gol. Ad ora, poi chi lo sa. Bussaglia in mezzo per Di Gennaro, ma palla alta sulla traversa. Raicevic per Murati. Murati per Porcino, Porcino per Raicevic, in mezzo per Canessa, ma para il portiere e poi la difesa respinge. Bussaglia, parte il contropiede dopo il colpo di testa di Gennaro, Bussaglia per Canessa, 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 ma c'è Raicevic solo in mezzo, ma se mandarla fuori passa, no? Match dominato, ma ripeto, mai abbassare la tensione, perché veramente... Mai dire mai su Football Manager. Però a breve mi toccherà anche sostituire Murati perché mi sta penso crollando in campo. Comunque Ghiani, palla lunga ma in tenere di Gennaro, tenti dal via all'azione offensiva però dal cortivo, Gargiulo per Sacco, Bramati, Bramati per Verde, Verde per Bramati, Bramati per Ghiani, Ghiani bel passaggio per Occhiere. In mezzo, ma rimpallone, Bussaglia, oh, ragazzi, Bussaglia. Bussaglia, bel passaggio per Raicevic, dialogo con Canessa, Canessa, bravo per Bussaglia. Scatta sulla destra, in la nostra ala, in mezzo per Ranocchia. Murati, Murati per Porcino. Porcino in mezzo, per Raicevic, oh, madonna mia, Raicevic ai pali, Raicevic ai pali. Agazzi al calcio d'angolo in mezzo per Raicevic. Niente, Crivellaro respinge. Di Gennaro va sul pallone. Di Gennaro per Bussaglia. Bussaglia si incune in area. Passa indietro per Agazzi. Agazzi! Agazzi! Secondo gol di stagione. Quando ci voleva. Boom! Nel momento giusto. 3-0 Livorno. Sulla Caronnese. E veramente bella prestazione. Sono stati un po' pericolosetti loro, per alcune azioni, un po' di pressing, però bel tiro da Gazzi, piazzato, colpo di biliardo. Facciamo qualche sostituzione assolutamente, perché Murati mi sta chiedendo pietà, togliamo il giovine e mettiamo Vezzoni. Beh, per ora andiamo così, anche perché, ripeto, non è che possiamo fare tantissimi cambi con i giocatori che abbiamo in panchina oggi, Bussaglia su punizione, in mezzo. Rigorino! Dai, Raicevic, almeno su rigore, segnamelo. Almeno su rigore, segna. Fammi sto piacere, Raicevic. Filippetto, Filippetto mio adorato. Dai, dai, mettila dentro. 19° gol della stagione. 19 e mi pare 22 spagnoli, 19-22. Bella, bella cifretta. Bussare su punizione in mezzo per Ranocchia. Mamma mia, che gol Ranocchia. 7° gol della stagione. 5-0, forse una delle vittorie più nette del campionato, se non la più netta, Non mi ricordo a memoria. Però, da dove ha segnato Ranocchia? Il portiere Paperone si è fatto fregare sul suo palo, ma bene così. Ora però andiamo di sostituzioni. Io a questo punto farei usciti i titolari, quindi Vaghenidis dentro, poi Di Gennaro, mettiamo Porcino, anzi Porcino più Riccio, poi vediamo... Porcino, sulla sinistra chi c'ho? Niente. Toglierei vabbè, Agazzi e metterei Pezzella classico. E poi dare spazio a Lanini al posto di Raicevic. Mettiamo ovviamente Lanini come seconda punta. E quindi andiamo così fino alla fine del match. Occhiere per Bramati. Bramati in mezzo. Coccolo respinge. Lanini rinvia di testa, però arriva prima sul pallone dal cortivo. Dal cortivo, palla lunga per Zingaro, Verde per Di Stefano, Mazzia di tacco per Gargiulo. Perdono 20-0, ma fanno i tacchi. Comunque, bel gol di Occhiere. Dormite di difensori, mamma mia, che errore. Guardiamo un attimo qui. Chi è che si è perso? Più Riccio si è perso Occhiere. Più Riccio. No, Coccolo, Coccolo. Ed è vittoria nettissima, 5-1 contro la Caronnese, ovviamente spogliatoio, braccia distese, sono davvero felice.
Ora vediamo la classifica. Con sempre la Giana una partita in meno, quindi aspettiamo che giochi e poi facciamo un bilancio finale della puntata. E la Giana vince ancora, ragazzi, allucinante. Cioè, quante ne hanno vinte di fila? 7-8? C'è una cosa incredibile. Prima stavano nelle parti basse, la zona playoff, e ora boom, le vince tutte, le vince Maremma Maiala, guarda. Comunque, mancano 5 giornate alla fine e noi siamo a più 9. L'unica cosa che mi preoccupa, ragazzi, sono gli infortunati. Perché guardiamo qui: Jacubi, Magnaghi, Marsura, Spagnoli che però sa per riprendersi, Pizzali, Sidem con patate. Io spero che tornino Kubala e Damascan. Sì, torno tra 3 giorni. E la partita tra 4. Vediamo, perché ragazzi, a me sta situazione veramente mi sta mettendo ansia. In più Porcini è squalificato, quindi non soltanto non abbiamo il titolare, però abbiamo anche un Pizzalis a mezzo servizio. Staremo a vedere. Comunque, prossima puntata vediamo le partite contro Pistoiese, Novara e Gian Erminio. Comunque attenzione, perché se noi dovessimo vincere contro Pistoiese e Novara e andremo allo sconto diretto con 9 punti di stacco, beh, lì è veramente tosta, perché forse potremmo già essere promossi automaticamente. No, perché all'andata hanno vinto loro, quindi se dovessimo arrivare a 9 punti di stacco a 3 giornate alla fine al big match, a noi ci basta un pareggio. Se la Gian invece non dovesse vincere le prime due, quindi di stacco aumenterebbe, noi saremo promossi già la prossima puntata in Serie B. Bene così, sicuramente fine stagione mi è andato a Livorno e quindi poi vedremo dove ci porterà il vento. Comunque, se vi è piaciuto, mi raccomando, like e iscrivetevi al canale e soprattutto campanellina per ricevere in direttissima le notifiche. Mi raccomando, seguite Gian Giovane Pano sui rispettivi siti di Facebook, seguite il progetto Nel Football, perché vedremo a breve, speriamo, di andare in live con Pietro H Mister FM. Soprattutto qui sotto trovate il link del mio canale Telegram delle offerte, perché stiamo permettendo, vi metto sempre prodotti interessanti da poter quantomeno visualizzare. Ti mando un abbraccione, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!